Dannazione, la strada è finita. Dovevo immaginarvelo. La gente diceva che questo è un posto orribile. Ma io ho un appuntamento con il dottor Manst in cima a quella collina, devo parlarci assolutamente. Quello è un cimitero. Com'è possibile proprio qui? Chi sarà sepolto quassù? Lasciami, lasciami! Aiuto! Chiedo scusa se l'ho spaventata, si tratta di un esperimento. Un esperimento? Proprio così, ma non è riuscito bene, devo ricominciare da capo. Ma lei chi è? La gente mi chiama il pazzo dottor Manst. Dottor Manst, lei dice? Lei è proprio il dottor Manst? Mi chiamo Goren. Goren, non ho mai sentito il suo nome. Lei non mi conosce, ma io ho sentito molto parlare di lei. Sono venuto da molto lontano per conoscerla. Sei un fuorilegge, eh? Sembra di sì, comunque è meglio parlare in casa. Sono così fin dalla nascita. Essere fuorilegge è il mio destino. Ho rubato e ucciso. Ora voglio qualcuno di cui fidarmi, qualcuno che non mi tradisca mai, qualcuno che sia pronto ad uccidere ad un mio ordine. Tu devi costruire per me un uomo che sia così. La gente dice che sei pazzo, ma io so che tu sei un genio, uno scienziato che da un nucleo crea un uomo. Ti pagherò bene. Quanto puoi pagare? Tutto quello che vuoi. Bene. Farò ciò che mi chiedi. Molto bene. Voglio una donna come questa. L'ho vista una volta che lottava sulla strada e mi è piaciuta. Voglio proprio questa donna. Ho capito. Quanto mi paghi dunque? Accetti, allora ti darò 250 milioni. Sei stupido se pensi che lavori per così poco. Tieni pure la tua foto. Ti pagherò 300, anzi 400 milioni. E va bene, posso dartene 500, più di così non posso. Va bene, vada per 500 milioni. Non cambiare idea, però. Ti costruirò una donna bellissima, perché io amo le cose perfette. E anche malvagia come nessun'altra al mondo. Thank you.
Ho finito finalmente, ho finito, ce l'ho fatta! Ecco, lo sento, il nucleo si sta sviluppando! Tra poco nascerà la mia creatura. Dottor Mann, sono Goren. Hai mantenuto la tua promessa? È pronta la mia donna? Dottor Mann, sono Goren! Non urli così! Oh, dottor Mann, oggi è il giorno stabilito. Io mantengo sempre le mie promesse, eccola! È proprio lei. Ti piace? È splendida! È splendida! L'ho costruita secondo i tuoi desideri e ubbidirà a tutto quello che le ordinerai. Mi obbedirai sempre, davvero? Io eseguirò i tuoi ordini solo se saranno malvagi. Mi piace ciò che dici. Io amo solamente il male. Ora ti darò quello che ti ho promesso. Oh! Ma perché lo hai fatto? Sei ingenuo. Hai creduto che io pagassi veramente. Maledetto vigliacco. Che ingenuo. Non te lo aspettavi, vero, dottor Mann? Diventeremo ricchi facendo rapine insieme, io e te. Ora tu sei la mia donna e devi eseguire tutti i miei ordini. Cominceremo rapinando il furgone, quello che trasporta i valori postali. Che sta succedendo? C'è qualcuno a terra. Vado a vedere cosa è successo. Signora! Signora! C'è qualcosa di strano. Siete stati bravi! La prossima volta andremo a rapinare qualche miliardario. Cosa facciamo, capo? Stai zitto, pensa soltanto a guidare. Accidenti, devo riuscirci. Voglio provare di nuovo. Quella donna è vera, ma cosa ci fa in quella macchina con quei tipi? Voglio vedere dove va. Forza, facciamo presto. Vera ha rapinato la banca. Devo subito avvertire Bam. Non è possibile. Non posso crederci. Dove corri, Vero?
Bem, è successa una cosa terribile. Che cosa è successo? Bera ha fatto una rapina in banca. Cosa avrei fatto io? Oh, Bera! E tu credi davvero che io possa fare una cosa simile? Dici sul serio, veramente sei sempre rimasta qui con Ben? Certo, sono sempre stata qua ad aspettarti. Certo che è strano, eppure avrei giurato di averti visto. Bera è sempre stata con me, ma tu stavi parlando di una rapina. Era una che gli assomigliava come una goccia d'acqua e c'erano anche due uomini. Che hai detto? Ma sei sicuro? Stai calmo. Va bene, però mi sembra che ci stiano seguendo. Ma che ti viene in mente? Non si vede nessuno. Però... Nascondi il mitra. Se qualcuno lo vede si accorge che siamo banditi. Ma non hai sentito quel che ti ho detto? Calmo, sei un po' nervosa. Fa silenzio! Credete di potervi burlare di me perché sono una donna? Sono io che ho diretto la rapina in banca, ricordatelo. Mettetevi bene in testa che sono io l'assistente del signor Goren. Senza di me non sareste riusciti ad avere tutti questi soldi. Quindi non scherzate col fuoco. Sento che sta arrivando la polizia. Nascondiamoci, altrimenti sono guai. Giriamo e prendiamo la strada della montagna, presto! Sì, capo, agli ordini. Abbiamo seminato la polizia, non ci segue più. Ora che non c'è più pericolo, mi è venuta fame. Non dire sciocchezze, pensa a guidare. Ecco lassù la villa. Il signor Gore mi starà aspettando. Anche questa volta è andato tutto bene. La rapina ci ha reso molto. Ma quello è un mostro! Che cos'è? Ora ci penso io. Passami il mitra. Allora è proprio vero. Bero non si era sbagliato. Chi sei, mostro? Io? Io mi chiamo Bera. Sono nemica di tutti i malvagi. Maledetta! Non ti lascerò libera di fare del male. Non mi fai paura, mostro. Mi hai colpito, brava. Ma io ti ucciderò. Parla pure. Sarò io ad ucciderti. Fatto. Ah, che cosa ho fatto? Non vi avevo visti. Ora non hai più nessuno, sei rimasta sola. Molto bene. Ha 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 ha!
Devi pagare per quello che hai fatto. Ti ucciderò, maledetto mostro. Accidenti, ho sbagliato. Bene, si sono uccisi tra di loro. Chissà perché quella donna era uguale a me. Che mistero c'è sotto? Ce l'hai fatta, Vera. Oh, Bam! Non è possibile che ci sia un essere umano identico a te. Sono rimasta meravigliata anch'io. È strano che si sia liquefatta. Liquefatta, dici? Bam, c'è una strana villa lassù, sulla collina. Dove? Ah, sarà la loro base. Forse stavano rientrando dopo il colpo. Questa potrebbe essere un'idea. Voi due andate subito alla villa. Io vado ad esplorare i dintorni. Andiamo, vero? Subito! Sento lo stesso odore di quel liquido. Se quella donna è stata qua. Accidenti, se è sporco questo posto. Chissà cosa ci faceva qui. Allo specchio sembro un bambino come gli altri. Perché mi chiamano mostro? Io invece sono bello. Già, sono veramente bello. Vero, nasconditi. Eh? E perché mai? Fa come ti dico. Che succede? Sta arrivando qualcuno. Chi è quello? Forse è lui il capo. Il capo? Stai attento a quel tipo. Quello è proprio un delinquente. Si vede dalla faccia. Mi pare di aver sentito qualcosa. Ho paura. Andiamo via. Sei tu? Tu non sei un essere umano. Tu sei uno dei mostri creati dal dottor Mast e io ora ti ucciderò. Ti prego, fermati. Che cosa vuoi da me? Non puoi uccidermi, io non ho fatto niente di male. Fermo lì, tanto non riuscirai a sfuggirmi. Ti ho preso, tu sei un mostro. Aiuto, Vera! Cosa stai facendo al bambino? Ti conosco, ti ho già visto. Tu sei amica di questo mostro. Vero, nasconditi! Posso lasciare in vita quest'uomo. Sarà sempre un assassino. Devo toglierlo di mezzo. Ah, eccoti qua. I tuoi amici sono tutti morti. Tutti morti, non può essere. Ucciderò anche te perché sei un assassino. È arrivata la tua ora. Bam,
marito, non ce la faccio! Dobbiamo uscire, altrimenti bruceremo vivi! Vera, Vera, rispondimi, Vera! Cosa posso fare? Bam, aiutami, Bam, aiuta! Avete visto chi è il più forte? Ora morirete tutti e due! Come sta, vero? Non preoccuparti, guarirà presto. Ma il dottor Mast aveva veramente creato quella donna. Non posso credere che un uomo possa costruire un altro uomo. Quella donna non era un essere umano. Non posso saperne di più perché ormai è andato tutto distrutto dal fuoco. Forse anche noi proveniamo da là. No, no, non ci posso credere. Perché in noi c'è il sangue della giustizia. Noi odiamo il male e lo combatteremo sempre.